Buongiorno e benvenuti a Cosa c'è di nuovo, notizie dal web e non solo, di oggi, mercoledì 22 febbraio. Dunque, alcuni residenti di via Domenico Schiavo ci hanno sollecitato perché spronassimo l'amministrazione comunale a fare manutenzione su una serie di pini marittimi i cui rami sporgono pericolosamente, quindi si ha paura che col maltempo si possano rompere e possano cadere sulle auto o anche sulle persone. Questo anche perché questo stimolo c'è perché un condominio che appunto si affaccia in via Domenico Schiavo, che poi prosegue per la via Pigafetta, poco tempo fa ha fatto tutta una serie di manutenzione appunto tagliando i rami dei pini marittimi che sporgevano diciamo sulla strada. Anche via del Boschetto, che c'è quella situazione di 5 alberi che verranno tagliati, si sta creando molto malumore su una parte dell'opinione pubblica clodense e sono stati affissi dei cartelli che sono anche molto eloquenti sul disagio per il taglio delle piante. Quindi in pratica, come possiamo vedere, quando si tratta di tagliare un albero, immancabilmente scatta la protesta, ma anche scatta la critica se non viene fatta abbastanza manutenzione. Detto questo, ci permettiamo, sempre col cappello in mano, di cercare di fare un po' di chiarezza. Allora, per quanto riguarda gli uffici del verde pubblico comunali, come tutti gli uffici pubblici, sono gravemente sotto organico e in aggiunta, per decidere se tagliare o potare e come potare, gli uffici necessitano di perizie agrarie e quindi la velocità con cui ci sono gli interventi di manutenzione del verde è, diciamo, è attiva in base alle risorse disponibili che ci sono. Ma non è vero che l'amministrazione comunale non è al corrente dei problemi che ci sono del verde. Ovviamente ci sono dei tempi tecnici che procedono diciamo alla velocità consentita. Per quanto riguarda gli alberi di via del Boschetto, ne abbiamo già parlato lunedì ma lo ripetiamo, allora non è vero come qualcuno sta astutamente soffiando, qualcuno che è abituato a ogni volta che c'è qualche situazione di tensione, non so, i forconi, si butta con i forconi e ogni volta che c'è qualcosa si butta per avere una certa visibilità. Ma allora questo provvedimento, questo intervento non è solo legato all'interesse del supermercato che verrà realizzato, e comunque è vero che verranno tagliati questi 5 alberi, ma è anche vero che c'è stato approvato un progetto di piantumazione molto importante che è stato concordato con la forestale e con la sovrintendenza. Inoltre, chi transita per strada Madonna Marina e si mette in Viale Padova avrà constatato l'estrema pericolosità di quel punto. Viene realizzata una rotonda che praticamente mette a rischio la vita tantissime volte di ciclisti e motociclisti che per girare in via Domenico Schiavo a volte si trovano la macchina davanti. Ecco, sono già successo l'incidente. Inoltre, aspetto anche questo altrettanto importante, verranno collocato tutta una serie di sottoservizi tra cui anche un tubo di 120 cm di diametro per favorire lo svuotamento delle acque meteoriche. Poi quando piove e c'è il problema, qualcuno dice per due gocce di pioggia si allaga tutto. Allora, siamo alla Cama, per scrivere la Cama qua ai saloni, e la Cama ha deciso di iniziare il servizio di pulizia del pesce. È assolutamente obbligatorio la prenotazione per la pulizia del pesce. Se qualcuno giustamente vuole prima venire a vedere il pesce, voi sapete qua avete il prezzo, avete la qualità, per la pulizia passa magari pomeriggio o passa più tardi. La prenotazione si chiede almeno il giorno prima e al numero WhatsApp 334-6698-158. Vi ricordiamo che venire qui in pescheria è comodissimo, c'è un ampio parcheggio, quindi diciamo evitate qualsiasi tipo di stress. Un martedì grasso alla grande a concludere una serie di manifestazioni che hanno riempito il corso del popolo di Chioggia. Un carnevale per i bambini in definitiva, come è giusto che sia, con tante giostrine a loro dedicate, conclusosi ieri con una gettonatissima visita della famiglia Adams
quasi al completo. Le più in al momento, mercoledì, è la mamma Mortisia, ma anche Señor Gomez e il maggiordomo Lerch a completare il quadretto che, giunto a bordo dell'auto del tempo, ha passato il pomeriggio a farsi fotografare con i bambini e con gli adulti che chiedevano selfie a random. Tantissima gente in tutto il corso, pedonalizzato come al solito da San Giacomo a Vigo e tantissimi attorno all'auto degli Adams. Indovinata quindi la scelta dei personaggi che in questo momento stanno spopolando. Tanti bambini mascherati, pochi gli adulti che preferiscono, se in maschera, andare a passare la giornata nella vicina Venezia. Grande festa anche ai Salesiani, dove la partecipazione di ragazzi, di giovani e di giovani genitori con la prole è stata massiccia. Giochi, animazione e tanto divertimento ha contraddistinto il pomeriggio. Anche qua non si è potuto bruciare il carnevale, purtroppo l'inquinamento atmosferico e i valori conseguenti delle polveri sottili hanno fatto sì che si imponesse il divieto di questa usanza che attrae grandi e piccoli. Bar Pasticceria Bertotto, pasticceria storica e di tradizione in uno stupendo angolo di Chioggia, dove trovare dolci colazioni preparate con tanta passione dal nostro pasticcere Lorenzo, servite con amore da Carla e Gloria, pronte a coccolarvi con i prodotti caffetteria. Per Natale venite a provare i nostri panettoni e pandori artigianali, i tronchetti di Natale, e lasciatevi consigliare per ogni altra occasione ed evento. Continua la serie di acque straordinariamente basse che fortunatamente a Chioggia non causa eccessivi problemi, al contrario di ciò che sta accadendo alla navigazione di Venezia. Molti sono comunque i barchini che si trovano in secca, impossibilitati a muoversi, e molti sono i relitti che l'acqua bassa sta mostrando, un cimitero di imbarcazioni per lo più in legno abbandonate al naufragio sulle secche dell'Usenzo. A vederle sono là da anni, mangiate dal mare, dalla fauna marina, dalle correnti, e ora il compito di occuparsene spetta al magistrato alle acque, provveditorato alle opere pubbliche. I relitti abbandonati possono essere pericolosi per la navigazione, rappresentano un problema nell'ambito dell'inquinamento marino. Quando una barca affonda deve essere riportata a galla o prima che affondi deve essere adeguatamente smaltita. I natanti in vetroresina finiscono per rilasciare in acqua, mare o laguna microplastiche, ma anche residui di oli e di carburante contenuto nel serbatoio. E addirittura meno grave sembra l'inquinamento da petrolio, in quanto col tempo si diluiscono ed evaporano, mentre le plastiche finiscono col dissolversi. Responsabile del relitto è comunque l'armatore, il proprietario. Smaltire una barca portandola in cantieri specializzati è costoso, in quanto lo smaltimento va fatto nel rispetto della raccolta differenziata. Passa all'Indiga a trascorrere una pausa in relax vista mare. All'Indiga troverai dell'ottimo gelato artigianale, gusti tradizionali e novità per deliziare il tuo palato. Indiga a Sottomarina ti aspetta. Gli indici che caratterizzano l'economia veneta quest'anno sono molto significativi, dimostrano lo sforzo fatto dall'imprenditoria, aziende e lavoratori per porsi tra le realtà con la crescita più evidente nel 2022, ha dichiarato il presidente della Regione Veneto Luca Zaia. Il Veneto, afferma, si dimostra una regione resiliente nonostante pandemia, guerra, approvvigionamento di materie prime e rialzo dei prezzi. Il PIL regionale supera quello nazionale, affiancato da una crescita dei consumi, segnali di ripresa anche nel mondo del lavoro e del turismo. Aumenta anche l'export, mentre sono i rilievi demografici a sottolineare un calo della popolazione. Importanti dati sull'economia circolare, mentre l'obiettivo europeo è il raggiungimento del 60% di tasso di riciclo entro il 2030, il Veneto ha raggiunto già il 68,9% nel 2021. Un
passo ufficiale contro il ridimensionamento degli istituti scolastici lo chiede Erika Baldin alla giunta regionale del Veneto. La capogruppo del Movimento 5 Stelle a Palazzo Ferrofini ha infatti depositato un'interrogazione a risposta scritta affinché anche l'esecutivo guidato da Luca Zaia si esprima se impugnare davanti alla Corte Costituzionale la nuova disciplina di riorganizzazione contenuta nell'ultima legge di bilancio 197/22, laddove taglia il numero dei dirigenti scolastici e, di conseguenza, a cascata, impone la riduzione dei numeri dei plessi. Analoga decisione di ricorrere era già stata deliberata negli scorsi giorni dalle giunte regionali della Campania, della Toscana, della Puglia e ora dell'Emilia-Romagna. Sollevare il conflitto dinanzi alla Consulta, osserva la consigliera, significherebbe accertare se il provvedimento governativo, legiferando in via esclusiva, lede le competenze regionali riguardo l'istruzione e l'autonomia scolastica, che sono materie di legislazione concorrente ex comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione. Se il Veneto non vuole l'autonomia solo a parole, è il momento di dimostrarsi autenticamente federalisti e non lasciare che sia il governo centrale a decidere quante scuole venete debbano chiudere i battenti e accorparsi. Questo aspetto della legge di stabilità viola le prerogative di autodeterminazione sancite dalla carta in capo ad ogni singolo territorio regionale. Tacere significa non fare gli interessi delle studentesse e degli studenti veneti, costretti a frequentare classi di differente età e preparazione, con tanti saluti ai propositi di eccellenza e attrattività del sistema educativo stesso. Befed, il pub di successo tutto italiano, dove trovi l'inimitabile galletto da mangiare con le mani, accompagnandolo con la tipica birra artigianale. Il galletto è sano, genuino ed eccellente, garantito da filiera controllata Valle Spluga, e la birra artigianale nasce dall'esperienza di maestri birrai Befed. Befed, presso il Parco Commerciale Clodì per giovani e famiglie, un posto dove puoi sentirti come a casa tua. Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, mercoledì 22 febbraio, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo a Sottomarina, vi ringrazio, vi saluto e se volete ci vediamo in negozio alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni. Ciao a tutti. Alla cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni abbiamo ancora per qualche giorno una super mega iper straordinaria ultra offerta sugli zaini per la scuola elementare e per la scuola media a partire da 5,99 euro. Li potete già vedere sulla nostra pagina Instagram, scegliere quello che vi piace di più, sperare che sia ancora disponibile e venire in negozio a prendervelo. Vi aspettiamo!